Maestro Tarka, sono Bayek, vengo da Siwa. E io sono Tarka, grande architetto di Sais e amministratore di Letopoli. Conosco la tua famiglia, mi manda tua moglie. Dice che forse conosci un certo scarabeo. Non è il caso di parlarne qui. Qualcuno ci potrebbe sentire. Seguimi e ti risponderò. Tuo figlio è orgoglioso di te. Gli manchi. Mi raggiungerà presto. Spero che mio figlio e i miei nipoti seguiranno le mie orme. A dare forma al mondo sono i sognatori. E tu cosa sogni, Bayek? Io non mi concedo il lusso di sognare. Troverò lo scarabeo. Lo scarabeo approfitta dei deboli. Ma io non lo temo. Non hai paura dello scarabeo, Tarka? Dopo quello che ha fatto a tuo suocero? Ciò che è accaduto a Gupa mi fa male. Se è stata colpa del mio lavoro, se è a causa mia che è stato colpito, che gli dei mi perdonino. Maestro Tarka! Attaccano ancora le rovine. Vai, combatti con me. Vento alzerà le sale. Questo lamento è la voce della tempesta. I cani del deserto lo usano come segnale per attaccare. Seguono la tempesta e la sfruttano per coprire le loro razzie. Hai sentito qualcosa? Stammi vicino! Non farti circondare da quei cani! Non vi lascerò distruggere il mio lavoro! Perdi qua! Cacciamo via questi pezzi di merda! Vengono fuori dalla tempesta! Quei bastardi seguono la tempesta! Davanti alla mia forza! Vieni, Mejai! Lotta con me! Certo, abbattili! Prendi questo! Uomini di Letopoli! Coraggio! Difendete le vostre case! Mejai, mostragli la forza della giustizia! Bayek, non perderti nella tempesta! Pensavate di trovare delle pecore, e invece dovrete affrontare dei lupi! Pensi di essere speciale, vero?
Fatti ammazzare! È venuta la tua ora! C'è qualcosa da fare. Lo sai. Sono leoni, ma sono soltanto dei cazzo! Bayek, ammazzali! Tieni duro, Bayek! Se Topoli non si piegherà a voi! Crepate, cani bastardi! Aiuto! Spero di scordarmi. Bayek, li hai straziati come i denti di Sobek! Bayek, vieni con noi! Questi cani del deserto ci hanno oppresso abbastanza! Con il tuo aiuto metteremo fine alla loro minaccia! Comprendo la tua sete di vendetta, Tarka. Ma quei banditi non mi interessano. Parlami dello scarabeo, poi partirai. Non indossi forse il simbolo dei Magiari? Quei bastardi sono una minaccia per la brava gente innocente di Letopoli! Avanti, Bayek! Dopo che avremo sepolto quei cani nella sabbia che tanto adorano, allora ti dirò tutto ciò che vuoi sapere. Messia, oggi mi unirò alla tua causa. Vieni, Bayek! Prendi le tue armi e andiamo!